I destini delle persone che vivono nello stesso villaggio globale non sono mai stati così strettamente collegati come ora nel XXI secolo, con l'avanzare dell'ondata della globalizzazione economica. Viviamo in un mondo complicato e mutabile, in cui non c'è tranquillità. La quantità, la difficoltà e la profondità dei problemi globali sono senza precedenti. L'umanità si trova ad affrontare cambiamenti mai visti nell'ultimo centennio. Alla domanda epocale cosa sta succedendo al mondo e come dobbiamo fare? La risposta data dalla Cina è stata sentita dal mondo. 中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢共享。Come importante piattaforma pratica per la costruzione della comunità dal futuro condiviso dell'umanità, l'iniziativa One Belt, One Road, erede dello spirito della Via della Seta, collega strettamente il futuro di numerosi paesi. Il 7 settembre 2013 in Kazakistan, tappa dell'antica Via della Seta, il presidente cinese Xi Jinping lanciò per la prima volta l'importante appello di costruire congiuntamente la striscia economica della Via della Seta. 我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。Oltre 20 giorni dopo, in Indonesia, paese lungo la Via della Seta Marittima, lanciò l'ulteriore appello di costruire congiuntamente la Via della Seta Marittima del XXI secolo. 中国愿同。东盟国家共同建设21世纪海上丝绸之路。Nel 2017 e nel 2019, la Cina ha organizzato in qualità di paese ospite due sessioni del Forum sulla cooperazione internazionale di One Belt, One Road. Uno dopo l'altro, numerosi paesi hanno risposto all'iniziativa, discutendo, costruendo e condividendo insieme alla Cina One Belt, One Road. A partire dal 2018, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è stata in continua escalation. Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto su invito parecchi incontri e conversazioni telefoniche con il presidente americano Donald Trump, comunicando sui problemi economico-commerciali e sulle relazioni bilaterali. Le due parti hanno tenuto più di 10 round di consultazioni economico-commerciali di alto livello. Da lungo tempo Cina e Russia considerano la controparte la direzione prioritaria della propria diplomazia. Oggi le relazioni sino-russe sono diventate un esempio riuscito di costruzione di nuove relazioni internazionali. Il presidente cinese Xi Jinping ha adempiuto personalmente alla promessa di dare importanza all'amicizia e incontrarsi frequentemente, e guidato la Cina a svilupparsi insieme ai paesi vicini, condividendo insieme i risultati di sviluppo. Il 31 marzo 2014 a Bruxelles si è tenuta la prima visita del capo di Stato cinese alla sede generale dell'Unione Europea, sin dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea. La nuova pagina della storia delle relazioni sino-europee si sta dispiegando da Berlino a Parigi fino a Londra, seguendo il passo delle visite di Xi Jinping. Sin dal 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha guidato la Cina antica, ma sempre nuova, a fare passi avanti sul palcoscenico internazionale. Ha formato l'ideologia diplomatica di Xi Jinping. Ha fornito una guida all'azione per la diplomazia dalle caratteristiche cinesi ed ha indicato la strada da percorrere per aprire prospettive ancora più luminose per l'umanità.